ci sono rassegne stampa ufficiali, serie, diciamo pure un po' soporifere. Ma pensate a inserire in scaletta la posta del cuore, magari dando risposte un po' irriverenti agli interrogativi che gli innamorati affidano alla rubrica dei settimanali. Su Radio Capital, Luca Bottura e Linda Ovena lo fanno ogni giorno nella trasmissione Lateral e hanno raccolto le lettere più divertenti nel libro La posta del cuore, edito da Kowalski e presentato nel centro commerciale Bariblò di Trigiano. Siccome non potevo candidarmi in politica e diventare Matteo Renzi, che era il vero sogno, ho detto facciamo una cosa invece che ci permetta, esatto, di andare in giro per il mondo a raccontare queste stupidaggini. Ma è dato per alleggerimento, il programma radio che l'origine è un programma satirico, quindi parliamo sempre di cose pesantissime, sgravi fiscali, slide, promesse, papi, Berlusconi, che tra l'altro ho visto che è atteso in città per venire a testimoniare, è una cosa che mi fa piacere perché per una volta testimonia e non fa l'imputato, e quindi c'era la voglia invece di parlare d'altro, di amore, di sesso, e avevamo una musa e la musa è qua. Gli uomini d'amore ne capiscono le volte un po' poco, le volte devono essere sollecitati un po' nelle risposte, e quindi quello che cerchiamo di fare noi è con ironia rispondere alle diverse domande anche serie che mandano, ecco. Paradossi sentimentali reali, ma anche tanta satira, perché no, anche politica. E il libro è un po' questo, cioè racconti vari tipi di maschi e di femmine, tipi italiani sostanzialmente, e a volte si ricade in questi fenomeni, insomma, fenomeni da letto che magari vivono anche la politica come un'espressione, diciamo, una protrusione, uno sviluppo della propria intimità. E l'amore, la politica e il potere spesso sono molto legati.